Campanile, l'ho detto, questo è un posto magico guidato da Teresa e da Orlando, e quando si viene qui e quando si entra qui non si può non essere presi anche pensando a quanto è stato creato proprio qui dentro, non si può non essere presi da una certa emozione. Ho detto che secondo me il campanino è il casello d'entrata ed uscita della galleria. Cambia il nome ma rimane la storia? Sì, rimane la storia, è vero. Per noi il ritornare a Campari è stato un grande desiderio, il realizzarsi di un grande sogno è stato, perché Campari è un nome che nella storia milanese è molto importante, ha scritto delle pagine nella storia milanese, è un nome che tutti i milanesi ricordano, e siamo riusciti a farlo ritornare in galleria, siamo riusciti. Purtroppo aumenteranno gli impegni. E aumenteranno anche i possibili affitti o quello voi siete tranquilli? Possibili? Guardi, stiamo aspettando il sindaco Pisapia. Poggiamogli la domanda a lui e sentiamo. Assessore, gli affitti in galleria sono destinati ad aumentare anche per il campanino? Ma la settimana scorsa abbiamo approvato una delibera che differenzia il trattamento dei piani alti rispetto al piano commerciale. E si dice che questa amministrazione tutelerà ovviamente il patrimonio dei milanesi, nel senso che si deve pagare il giusto, ma questa galleria non sarà un mall commerciale, cioè non, saranno tutelati le presenze storiche, i marchi storici e soprattutto le presenze storiche. Se si svuota la galleria, Milano perde un pezzo di storia e di identità.